La città dei bronzi dorati invasa da visitatori provenienti da ogni parte d'Italia per le prime due giornate della Cioccovisciola, la festa del cioccolato, del visciolato e della pasticceria natalizia promossa dall'amministrazione comunale. Pergola è stata incoronata regina del Ponte dell'Immacolata, commenta il sindaco Baldelli, ed è un evento che fa bene all'economia, ha detto. Basti pensare che già domenica sera tanti espositori e produttori hanno terminato i loro prodotti. La manifestazione proseguirà fino a martedì 8 dicembre dalle 10 alle ore 21. Prosegue oggi e domani con spettacoli, eventi e anche tanto sport, perché cioccolato e visciolato fanno veramente bene alla salute. Oltre ad essere degli alimenti energetici, sono sicuramente degli alimenti antitumorali, per cui abbiamo unito anche lo sport in questi 3 giorni di grandi manifestazioni. Il programma di questa edizione è estremamente ricco, con espositori di assoluta qualità. Il centro storico cittadino è interamente occupato dagli stand enogastronomici, ma non mancano spettacoli, musica, animazioni e momenti dedicati ai più piccoli. Per questa 6ª edizione, inoltre, Pergola ha calato il Tris d'Assi. Accanto al binomio principe dell'evento sbarca Sua Maestà il Diamante della Terra. Dopo il successo straordinario ottenuto dalla 20ª fiera del tartufo bianco pregiato, che si è svolta lo scorso mese di ottobre, il tuber Magnatum Pico è di nuovo protagonista. Abbiamo voluto fondere cioccolato e visciolato con il tartufo, in quello che chiamiamo un dolce matrimonio d'amore, perché Pergola è città di tartufo tutto l'anno, come un po' il nostro territorio che, ricordiamo quello che avevamo detto ad ottobre, è connaturato come il Grand Cru del tartufo. La strada del tartufo in questo percorso ideale che dalla costa, quindi da Fano, arriva verso l'entroterra e le piste da sci del Monte Catria con grande qualità. I visitatori, i turisti ci hanno chiesto di riproporre il tartufo pregiato, e che cosa di meglio che aprire la fiera del tartufo in ottobre, raddoppiare a dicembre e chiudere le fiere nazionali proprio con l'evento della Cioccovisciola.